A tutti ben arrivati all'appuntamento politico targato Canale 9. Ormai questa tornata elettorale è alle porte, programmata per il giorno 20 e 21 settembre 2020. Io comincerei subito con la nostra intervista alla consigliera Vincenza Amato, in quota Partito Democratico, con Vincenzo De Luca, presidente. Ben trovata. Ben trovato. Allora, se lei è d'accordo, io partirei subito con quelli che sono i temi caldi della sua campagna elettorale in un momento critico come quello che sta attraversando la Campania, in particolare l'Italia in generale. Partirei con il tema della rigenerazione urbana. Qualche giorno fa, il 9 settembre, il presidente De Luca ha presentato proprio su questo tema 9 progetti, 10 progetti più uno per la città e la più vasta area metropolitana. Un intervento di rigenerazione urbana sul quale vogliamo seriamente intervenire e investire nei prossimi anni. Ma io ricorderei anche alcune azioni che sono già state messe in campo da questa regione in questo insomma, quinquennio, a partire proprio dalla città di Napoli e in una delle periferie di Napoli che è Pianura. Un intervento viario molto importante, circa 74 milioni di euro, che ha previsto nella zona di Via Sartania, appunto nel quartiere di Pianura, la riqualificazione ambientale ed urbana di 90.000 metri quadri di area verde che sono stati completamente bonificati e attrezzati con attrezzature sportive e impianti per il tempo libero. È un progetto molto bello, conclusosi lo scorso 30 luglio. La Regione Campania dovrà consegnare quest'area al Comune di Napoli nelle prossime settimane e si continua ad occupare chiaramente della manutenzione e della sorveglianza fino a tutto novembre perché sia insomma mantenuta e garantita la qualità dell'opera pubblica che è stata realizzata. Chiaramente in una periferia si tratta di un esempio concreto di intervento della Regione per riqualificare urbanisticamente e ambientalmente un pezzo della nostra città. Senta, altrettanto importante è il tema riguardante la mobilità. C'è un investimento già in essere per migliorare le sorti dei cittadini da questo punto di vista. Nel 2015, quando ci siamo insediati in Regione Campania, l'EAV, che è la principale azienda di trasporto pubblico locale, completamente partecipata dalla Regione Campania, un'azienda sulla crisi del fallimento, c'era il curatore fallimentare, abbiamo approvato nel dicembre del 2019 un debito fuori bilancio in Regione Campania, in Consiglio regionale di 601 milioni di euro. Quella operazione ci ha permesso oggi di avere un'azienda risanata nei bilanci, che assume, ha già compiuto 350 nuove assunzioni e la capacità di investire. Dal 2015 ad oggi sono stati messi in circolazione 120 nuovi treni, è stato fatto un investimento importante per farne arrivare altri nei prossimi anni, compresi i mezzi su gomma, e quindi l'obiettivo della nostra programmazione nel prossimo quinquennio è quella di poi migliorare in maniera ottimale la qualità del servizio del trasporto per i nostri cittadini. Accanto a questo abbiamo investito in una misura straordinaria che finanziamo da 4 anni, che è il trasporto gratuito agli studenti della Campania di ogni ordine e grado, ed è l'unica regione d'Italia che ha potuto fare questa scelta, ovvero ha fatto questa scelta diciamo, con l'obiettivo di garantire anche attraverso il trasporto la garanzia e il diritto allo studio. Senta, consigliera, se lei è d'accordo, io concluderei questo intervento con un argomento che è caldissimo qui in Campania. Sto parlando naturalmente della sanità. Siamo appena usciti dal commissariamento, ci sono dei nuovi obiettivi forti da parte del presidente De Luca e di tutto naturalmente l'entourage di cui lei fa parte. Ecco, quali sono gli obiettivi a breve e medio termine? Beh, intanto va ricordato che grazie alla guida di De Luca la sanità campana esce dal commissariamento dopo lunghi 12 anni e lo ha fatto qualche mese prima che scoppiasse l'emergenza sanitaria e questa è stata una cosa che probabilmente ha inciso anche sulla modalità straordinaria con cui abbiamo retto alla, diciamo, diffusione della pandemia perché ci ha permesso evidentemente anche di fare scelte importanti e difficili prima e meglio di quanto siano state fatte da altre regioni piuttosto che dal governo nazionale. È evidente che l'uscita dal commissariamento rappresenta in sé una serie di potenzialità enormi per il nostro sistema sanitario regionale. Si tratta di intanto fare effettivamente le stabilizzazioni, di poter assumere nuovo personale. Quando parlo di assunzioni non penso
penso solamente a medici, infermieri, OSS, ma anche ad avvocati, architetti, ingegneri, geometra, che mancano drammaticamente nelle nostre aziende pubbliche sanitarie, che invece sono forza lavoro necessaria per poter appunto garantire insieme alla parte medica sanitaria una qualità del servizio pubblico verso i cittadini. E quindi insomma questa è sicuramente la prospettiva più importante, oltre al fatto che liberiamo con l'uscita dal commissariamento 1.300 milioni di euro da investire nei nostri ospedali e nei nostri distretti territoriali. Bene, allora il nostro appuntamento politico di Canal 9 termina qui. Io ringrazio personalmente la consigliera Vincenza Amato, lo ricordiamo, in quota Partito Democratico, che corre con il presidente Vincenzo De Luca, per essere stato in nostra compagnia. Grazie a lei. Ci rivediamo al prossimo appuntamento.